aspettate a applaudire, perché non tocca applaudire, non dovete applaudire a me, ma dovete applaudire a Sandro Lombardi, cioè il nostro grande attore, del quale dirò alcune parole di presentazione, anche se Sandro Lombardi non avrebbe bisogno di presentazioni. Parlo stasera per incarico del nuovo presidente della Società Dantesca Italiana, professor Guglielmo Corni, impedito da ragioni di lavoro e d'ufficio, professa a Roma, insegna a Roma, e quindi ringrazio e saluto anzitutto il pubblico che ci conforta in questa iniziativa realizzata dalla Società Dantesca di concerto con l'Ente Casa e Risparmio di Firenze. Un grazie dunque al suo presidente avvocato Edoardo Speranza e al direttore dell'ufficio stampa dell'ente Marcella Antonini. Un grazie anche a Infogroup per la collaborazione tecnica e a Stefano Massini per quella artistica. Un ringraziamento particolare a chi oggi ci accoglie con ospitalità squisita: il presidente dell'Ente Teatrale Italiano Giorgetti, il direttore della Pergola Tevere e il vice direttore Ventrella. Dopo Galantea Ranzi, che ha inaugurato col tema dell'amore questo ciclo di spettacoli dedicato a leggere Dante, abbiamo stasera il piacere grande di accogliere Sandro Lombardi, e lo saluto e ringrazio di cuore. Lombardi evocherà il tema dell'esilio attraverso la lettura di passi delle opere minori e della commedia. Inutile ripercorrere il prestigioso curriculum che colloca Lombardi ai vertici della scena contemporanea. Tuttavia non posso dimenticare sia lo straordinario interprete delle tre cantiche del poema, credo, se ricordo bene, come voce recitante di iniziative condotte da Edoardo Sanguinetti, Mario Luzzi e Marcello Giudici, sia l'autore del libro Gli anni felici, edito da Gazzanti nel 2004, definito a ragione da Dantisella la carta d'identità di un intellettuale di apertura europea. Ringrazio infine il professor Riscardo Bruscagli, che introdurrà i testi relativi al tema dell'esilio. Sono lieto e onorato di consegnare a Sandro Lombardi ora fate bene ad applaudire. La medaglia d'oro della Società Dantesca Italiana. Grazie. È una copia della Divina Commedia pubblicata dalla casa editrice Le Lettere. Grazie ancora a voi tutti per la partecipazione. Grazie. Allora. Si può veramente parlare di un esilio di Dante? Il dubbio può apparire persino irriverente. A risposta sta tutta la commedia, le tante altre pagine dolorosamente consacrate dall'Alighieri al proprio allontanamento da Firenze e quella firma famosa «Exul in meritus», «Esule senza colpa», che sigla le epistole dantesche e riassume tra rivendicazione di innocenza ed esibizione della disgrazia le condizioni derelitte del personaggio.
E naturalmente il dubbio cozza contro la mitologia secolare del Ghibellin fuggiasco, per dirla col Foscolo, di un Alighieri cacciato in perpetuo esilio da una Firenze matrigna e sconoscente, furiosamente mandato in irrevocabile esilio, secondo il dettato del Boccaccio nella sua vita di Dante. Ma le cose sono andate veramente così? O meglio, potrebbero essere raccontate anche in modo un po' diverso? I fatti sono noti. Nei primi giorni dell'ottobre 1301, Dante è a Roma, in ambasceria presso Bonifacio VIII, la resa dei conti tra la parte bianca e la parte nera è imminente. Dante, eletto priore il 13 giugno 1301 per il bimestre successivo, si è fortemente esposto e in senso segnatamente antipapale. Nella seduta del 19 giugno è l'unico a pronunciarsi a favore del ritiro delle truppe, sono 100 cavalieri, prestate in precedenza da Firenze a Bonifacio e che il Papa chiede di trattenere. I verbali recitano: Dante Alagheri consuluit quod de servizio facendo pape nihil fiat. Dante è con tutta probabilità ancora a Roma quando il 1 novembre Carlo di Valois, il passaro nominato dal Papa, entra in Firenze e con lui rientrano illegalmente i capi dei neri precedentemente banditi. Cominciano le rappresaglie, le case dei bianchi e anche quelle dell'Alighieri stesso vengono messe a sacco, comincia il regolamento dei conti con gli esponenti del partito avverso. Ma non si parla di esilio, anche perché di esilio vero e proprio nell'ordinamento giuridico della Firenze antica normalmente non si parla. Si apre adesso piuttosto lo scenario di un penale negoziato, cioè di una serie di procedure giuridiche atte, con grado differenziato di severità, a eliminare dalla scena pubblica i perdenti, contrattando allo stesso tempo le condizioni di una loro riammissione alla vita civile della città. Nel libro del Chiodo, che raccoglie le condanne pronunciate a Firenze contro le famiglie ribelli, la prima sentenza che riguarda Dante è del 27 gennaio. La firma Cante Gabrielli da Gubbio, il podestà, assistito da Paolo da Gubbio, il giudice deputato ad officium super baratteriis iniquis extortionibus et lucris illicitis, baratterie, inique estorsioni, arricchimenti illeciti. Dal suo burocratico latinorum la strategia della rappresaglia politica è trasparente, ma non è l'esilio. La sentenza fa riferimento ad una precedente citazione in giudizio di Dante e dei suoi disgraziati compagni di priorato, i quali, citati et requisiti perché si presentassero ad se defendendum per difendersi, non si sono fatti vedere, et non venerunt. Di quali reati venivano accusati Dante e gli altri priori è ben noto. Di avere commesso durante l'ufficio del priorato e anche dopo baractarias, lucra illecita, iniquas extortiones, del fatto di essersi messi in tasca dei soldi, receperunt pecuniam, segnatamente per favorire l'elezione di altri ufficiali pubblici, di essersi fatti pagare in particolare allo scopo di fare opposizione al sommo pontefice e a Carlo di Valois. È, come si vede, la degradazione della posizione politica tenuta da Dante durante il suo priorato ad attività criminosa, a corruttela, ad una piccola e squallida storia di tangenti. La contumacia degli imputati viene sbrigativamente letta dal Tribunale del Podestà come una implicita ammissione di colpevolezza e scatta quindi la pena. Dante e gli altri condannati restituant estorta illecite, restituiscano prima di tutto il mal tolto, paghino entro 3 giorni una multa di 5.000 fiorini piccoli, pena la devastazione e confisca dei loro beni, e in ogni caso, anche se corrispondono in tempo la multa, rimangono esclusi dai pubblici uffici. E infine, nicchilo minus, anche se pagano, stare debeant extra provinciam tusce ad confines duobus annis. Non è appunto l'esilio, è alla peggio un confino di 2 anni. Un episodio di quella giostra di uscite, rientri, espulsioni e ritorni che Dante e Farinata si butteranno addosso nell'aspro rinfaccio del canto decimo dell'Inferno, se i fur cacciati e tornar d'ogni parte l'una e l'altra fiata, ma i vostri non appreser ben quell'arte. Dante non si presentò a pagare e non si sottomise al confino.
passarono più di 3 giorni. Passano in effetti quasi 3 mesi finché il libro del Chiodo non registri un'altra sentenza a carico di Dante. È il 10 di marzo e lo stesso Dante Gabrielli d'Agubbio, confermata la condanna per baratteria, inique estorsioni e lucri illeciti, condanna stavolta Dante e gli altri imputati alla sentenza capitale, morte sul rogo. Igne comburatur, sic quod moriatur. Ma le fiamme di quel rogo non spaventino troppo. Fanno parte anch'esse di una consueta strategia di intimidazione, alzano il prezzo di un possibile ritorno. E infatti, dopo qualche anno, il 2 settembre 1311, il Comune decreta un'amnistia generale per i fuoriusciti guelfi, la cosiddetta riformagione di Baldo d'Aguglione, che permette il ritorno dei condannati dietro il pagamento di una multa. Ma Dante non è nella lista dei possibili amnistiati, e si capisce perché. Pochi mesi prima, il 31 di marzo, aveva diretto contro gli scelleratissimi fiorentini di dentro, come li chiama, la più violenta delle sue invettive, l'Epistola Sesta, gonfia di sdegno e gravida di profetiche minacce di fronte al disconoscimento, per lui ormai equivalente ad un'eresia, dell'autorità dell'impero da parte della città di Firenze. E infine maggio 1315, nuova amnistia, anche stavolta condizionata all'esborso di una multa e alla umiliante procedura dell'oblazione a San Giovanni, la quale prevedeva, almeno per i delinquenti comuni, che si recassero in processione, rivestiti di sacco, una candela in mano e una mitria derisoria in capo al battistero. Dante, condannato politico e non delinquente comune, avrebbe potuto evitare il sacco, la candela e la mitria, non l'umiliazione pubblica, non l'ammissione di una colpevolezza da espiare. Ma un innocente non chiede la grazia del crimine che non ha commesso. Dante stavolta era nella lista di chi poteva tornare e non tornò neanche questa volta. Scrisse invece l'epistola sua più bella che sentiremo, la 12ª, indirizzata ad un non identificato amico fiorentino. Quella in cui l'esilio, ora possiamo davvero chiamarlo così, si rivela per quello che veramente fu. Non una cacciata, non un bando perpetuo, non una condanna senza remissione, piuttosto una scelta. Un'opzione morale difesa non contro le fiamme di un rogo improbabile, ma contro gli accomodamenti lusinghieri, dei patteggiamenti, delle mezze ammissioni, dei finti pentimenti, delle scuse, delle discolpe formali. Dunque io potrei tornare, scrive Dante, se volessi pagare una certa quantità di denaro e volessi sopportare la vergogna dell'offerta, roba da ridere, ridenda, disse Dante, non est ec via redeundi ad patriam, non è questa la via di ritornare in patria. Dunque Dante, che per l'ultima volta si chiude la strada del ritorno, l'amara risata con la quale respinge l'offerta della patria marca ormai irreversibilmente la distanza che corre, che è sempre corsa, fra le procedure abitudinarie dei tribunali fiorentini con le loro alternanze di sentenze minacciose e di condoni, di automatismi legali e di misure d'eccezione, e la ferma decisione di Dante fino dall'inizio di sottrarsi a quel meccanismo micidiale e di tenere lui per primo alta la posta di un possibile ritorno. Certo, all'altezza di questa sfida Dante non arriva subito ad un colpo. La stratificazione dei testi ci parla di un itinerario progressivo. All'inizio la disgrazia politica pare niente più che un rovescio contingente, poi le speranze di un ritorno si affievoliscono, l'assenza temporanea diviene esclusione a lungo termine e alla fine fato irreversibile. Nella epistola prima, inviata a Niccolò da Prato, il nuovo paciaro pontificio, in nome e per conto della Universitas Alborum, cioè dell'intero partito dei bianchi, il tono è ancora conciliante. I bianchi, esclusi da Firenze, protestano il loro amor patrio, confessano di desiderare Firenze anche il sogno, si dichiarano alieni da ogni rivalsa armata contro la città. Ma l'associazione di Dante coi bianchi fuoriusciti, come si sa, durò poco. Compagnia malvagia e scempia li definirà Dante per bocca di Cacciaguida in Paradiso. Insomma, non solo cattivi, ma anche stupidi. Occorrerà far parte da se stesso o cercarsi compagnie meno deludenti, come i nobili conti di Romena, dell'epistola prima che ascolteremo, fra i primi protettori di Dante. Occorrerà riconoscersi in esiliati di più alta nobiltà.
Ecco allora la grande e ardua canzone allegorica Tre donne intorno al cor mi son venute, in cui le tre nobili donne in rotta gonna, dolenti e sbigottite, in atto di persona discacciata e stanca, insomma le tre derelitte, che parlano con amore, signore come sempre del cuore del poeta, non sono altro che drittura, ovvero la giustizia in senso universale, lo ius divinum, e poi sua figlia, il suo bel portato, ovvero lo ius gentium, il diritto delle genti, che a sua volta genera quasi come riflesso in una chiara fontana la lex, la legge positiva. Scacciate anch'esse vilipese, le tre incarnazioni della giustizia divina e umana cercano rifugio presso amore, data la loro natura, cioè la loro naturale parentela con lui, che non è ovviamente solo eros, ma è nobiltà di virtù, principio di ogni virtuoso operare. E amore infatti le consola, il danno di quell'esilio e del ramingare mendicante di tutte le virtù è cosa che riguarda in realtà gli uomini, non loro, che sono dell'eterna rocca e che ritorneranno un giorno con nuova gente ad essere onorate. Di fronte a così alti dispersi, come recita la canzone, vale a dire ad esiliati di tanta altezza, Dante fa scattare la disgrazia politica ad esilio, trasfigurandola in una condizione morale, in uno spazio interiore, in una vera e propria aristocrazia dell'animo, l'esilio che m'è dato onor me tegno. Eppure nella canzone c'è ancora posto per un margine di speranza, perfino per una qualche, seppur vaga, ammissione di colpa, onde se io ebbi colpa, più lune avvolto il sol, poi che fu spenta. Colpa certo morale, non politica, ma insomma, la grande canzone non esita a rasentare adesso, nei primi anni dell'esilio, il tono di una pubblica richiesta di perdono, o almeno di uno slancio di generosità della parte vincitrice. Ma è nella commedia che il progressivo evolversi del tema dell'esilio si ricompone in vera e propria progressione di racconto, quasi mimando nel testo l'approfondimento biografico esistenziale del tema. All'inizio, nelle parole di Sacco, ricorderete, c'è solo il riflesso di una preoccupazione viva ma ancora confusa per una città partita, dilaniata, divorata dall'invidia, dalla superbia, dall'avidità, minacciata da un bagno di sangue incombente, verranno al sangue e la parte selvaggia caccerà l'altra con molta offensione. Il baluginio ominoso del disastro politico si specifica poi nell'acre gioco delle parti del dialogo con Farinata, stavolta direttamente appuntato su Dante. Tu saprai quanto quell'arte pesa, quanto sia ardua l'arte di tornare in patria. Ma è l'incontro con Brunetto Latini che per la prima volta lascia intravedere un divorzio più profondo e insanabile fra Dante e la città, una incompatibilità quasi genetica tra i lazzi sorbi, si disconviene fruttare al dolce fico, che iscrive la prospettiva del distacco da Firenze non solo nell'accidentato diagramma della lotta politica, ma in un orizzonte morale definitivo di reciproca irreparabile esclusione. E infine è Cacciaguida, nei canti centrali del Paradiso, a dichiarare i testi fin qui parziali e confusi delle profezie sull'esilio di Dante, sollevandolo ormai nella dimensione di una amara provvidenza e allo stesso tempo di una esigente missione morale. Tu lascerai ogni cosa diletta più caramente, tu proverai, siccome sa di sale lo pane altrui, ma allo stesso tempo questo tuo grido farà come vento che le più alte cime più percuote. È la ritorsione delle opache sentenze podestarili di Cante Gabrielli dal Gubbio in un destino personale consapevolmente assunto. Foscolo pensava che Dante sarebbe uscito mutilato, gli scrive, da un suo eventuale ritorno a Firenze, artisticamente, spiritualmente mutilato. Di certo l'esclusione dalla città diventò per lui una incomparabile occasione di autocoscienza, uno spazio di identità sempre più irrinunciabile. Di qui la chiusa splendida dell'epistola all'amico fiorentino da cui siamo partiti. E allora, forse che la luce del sole e delle stelle non potrò vederla dappertutto, forse che non potrò speculare la dolcissima verità sotto qualunque cielo, anche il pane, neanche quello mi mancherà. È il pane vaticinato da Cacciaguida, un pane senza dolcezza, certo, ma in questo grande cielo che si spalanca sopra l'esule,
In questo dilatarsi del suo sguardo verso un firmamento disseminato di stelle, lontano dalla stolida e miope città dei fiorentini, possiamo già presentire il gesto con cui Dante, in paradiso, si staccherà per l'ultima volta dalla civitas terrena, la gola che ci fa tanto feroci, tutta m'apparve da colli alle foci, poscia rivolse gli occhi agli occhi belli. Tornare a Firenze, quello sarebbe stato il vero esilio, da se stessi, dalla propria dignità, dalla propria umanità. Rinunciare a rimettervi piede non è la resa ad una condanna iniqua, è un gesto duramente conteso e difeso di libertà. Epistola seconda. Questa lettera scrisse Dante Alighieri a Oberto e Guido, conti di Romena, dopo la morte di Alessandro, conte di Romena, loro zio, condolendosi della sua dipartita. Lo zio vostro, illustre conte, che recentemente ricondusse l'anima alla patria celeste donde era venuta, era il mio signore, e la memoria sua, finché io viva nel tempo, mi signoreggerà, poiché la sua magnificenza, che al di sopra degli astri ora abbondantissimamente con degni premi è compensata, me da lunghi anni spontaneamente fece essere soggetto. Questa, in vero, accompagnandosi in lui a tutte le altre virtù, il suo nome, bronzeo rispetto ai titoli dei signori italiani, faceva risplendere. E che altro dicevano le sue eroiche insegne se non ecco la sferza che scaccia i vizi? Infatti, esternamente, recava sterze argentee in campo vermiglio. Internamente, una mente che nell'amore delle virtù respingeva i vizi. Si dolga dunque, si dolga la più grande stirpe dei toscani che brillava per tanto uomo, e si dolgano tutti gli amici suoi e i sudditi, la cui speranza la morte ha crudelmente percosso, tra i quali ultimi bisogna che io misero mi dolga. Io, che cacciato dalla patria ed esule senza colpa, la mia sventura considerando, di continuo me stesso in lui consolavo, con cara speranza. Ma benché per i beni sensibili perduti incomba l'amarezza del dolore, se si considerano i beni spirituali che restano, una luce di dolce consolazione sorge per gli occhi della mente sana, poiché chi onorava le virtù in terra ora è onorato dalle virtù in cielo, e chi era in Toscana conte palatino della corte romana ora cortigiano della reggia sempiterna nella celeste Gerusalemme coi principi dei beati si gloria. Perciò, miei signori carissimi, vi prego con supplice esortazione che vogliate dolervi con misura e posporre i beni sensibili, salvo che vi possano essere di esempio, e che, come il più giusto dei buoni vi ha fatto suoi eredi, così voi, che gli siete più vicini, vi rivestiate dei suoi egregi costumi. Oltre a ciò, come vostro mi scuso di fronte alla vostra discrezione dell'assenza alle lacrimose esequie, poiché né negligenza né ingratitudine mi hanno trattenuto, ma l'improvvisa povertà che l'esilio ha determinato. Questa, infatti, persecutrice crudele, mi ha ormai cacciato nell'antro della sua prigionia, privato d'armi e cavalli, eppur sforzandomi io di levarmi con ogni forza,
fin qui prevalendo, cerca l'empia di tenermi. Tre donne intorno al corn mi son venute e seggonsi di fore, che dentro siede amore, il quale è in signoria della mia vita. Tanto son belle e di tanta vertute che il possente signore, dico quel che è nel core, appena del parlar di lor saita. Ciascuna par dolente e sbigottita come persona discacciata e stanca, cui tutta gente manca e cui vertute né beltà non vale. Tempo fu già nel quale, secondo il lor parlar, furon dilette, or sono in ira a tutti e in non cale. Queste, così solette, venute son come a casa d'amico, che sanno ben che dentro è quel ch'io dico. Dolesi l'una con parole molto, e sulla man si posa come succisa rosa, e il nudo braccio di dolor colonna sente lo raggio che cade dal volto. L'altra man tiene ascosa la treccia lagrimosa, discinta e scalza sol di sé par donna. Come amor prima per la rotta gonna la vide in parte che il tacere è bello e pietoso, e fello di lei e del dolor fece dimanda. Oh, di pochi vivanda, rispose voce con sospiri mista, nostra natura qui a te ci manda. Io, che son la più trista, son suora alla tua madre e son drittura, povera, vedi, a fama e a cintura. Poi che fatta si fu palese e conta, doglia e vergogna prese lo mio signore e chiese chi fosser l'altre due che eran con lei. E questa, ch'era sì di pianger pronta, tosto che lui intese più nel dolor s'accese, dicendo a te non duol degli occhi miei? Poi cominciò, sì, come saper dei, di fonte nasce Nilo picciol fiume, quivi dove il gran lume toglie alla terra del vinco la fronda, sopra la verginonda genera io costei che m'è dal lato e che s'asciuga con la treccia bionda. Questo mio bel portato, mirando sé nella chiara fontana, generò questa che m'è più lontana. Fenno i sospiri amore un poco tardo, poscia con gli occhi molli che prima furon folli salutò le germane sconsolate, e poi che prese l'uno e l'altro dardo disse: drizzate i colli, ecco l'armi ch'io volli per non usar, vedete, son turbate. Larghezza e temperanza e l'altre nate del nostro sangue mendicando vanno, però se questo è danno, piangano gli occhi e dogliasi la bocca degli uomini a cui tocca, che sono a raggi di cotal ciel giunti, non noi che semo dell'eterna rocca, che se noi siamo or punti, noi pur saremo e pur tornerà gente che questo dardo farà star lucente. E io che ascolto nel parlar divino consolarsi e dolersi così alti dispersi, l'essilio che m'è dato onor mi tegno, che se giudicio o forza di destino vuol pur che il mondo versi li bianchi fiori impersi, cader co buoni è pur di lode degno. E se nonché degli occhi miei bel segno per lontananza m'è tolto dal viso che m'ave in foco miso, lieve mi conteria ciò che m'è grave, ma questo fuoco
ma avessi consumato già l'ossa e la polpa, che morte al petto m'ha posto la chiave. Onde, sì, io ebbi colpa, più lune a volte il sol, poiché fu spenta, se colpa muore, perché l'uom si penta. Canzone, a panni tuoi non ponga uom mano, per veder quel che bella donna chiude, bastin le parti nude, e il dolce pome a tutta gente niega, per cui ciascun man piega. Ma se gli avvien che tu mai alcun trovi amico di vertù ed e ti priega, fatti di color novi, poi gli ti mostra, e il fior che bel di fuori fa disiar negli amorosi cori. Canzone, uccella con le bianche penne, canzone, caccia con li neri veltri, che fuggir mi convenne, ma farmi poterian di pace dono. Però non fan, che non san quel ch'io sono. Camera di perdon savio uom non serra, che perdonare è bel vincer di guerra. Già eravam dalla selva rimossi tanto, che non avrei visto dov'era, perché io indietro rivolto mi fossi, quando incontrammo d'anime una schiera che venia lungo l'argine, e ciascuna ci riguardava come suol da sera guardare uno altro sotto nuova luna, e sì ver noi aguzzavan le ciglia come il vecchio sartor fa nella cruna. Così adocchiato da cotal famiglia, fui conosciuto da un che mi prese per lo lembo e gridò: «Qual maraviglia!» E io, quando il suo braccio a me distese, ficcai gli occhi per lo cotto aspetto, sì che il viso abbruciato non difese la conoscenza sua al mio intelletto, e chinando la mano alla sua faccia rispuosi: «Siete voi qui, ser Brunetto?» E quelli: «Oh, figliuol mio, non ti dispiaccia se Brunetto Latino un poco teco ritorna indietro e lascia andar la traccia?» Gli dissi lui: «Quanto posso ven preco, e se volete che con voi masseggia, farol, se piace, a costui che vos seco.» «Oh, figliuol», disse, «qual di questa greggia s'arresta punto, giace poi 100 anni senza arrostarsi, quando il fuoco il feggia. Però va oltre, e ti darò a panni, e poi rigiugnerò la mia masnada, che va piangendo i suoi eterni danni.» E non osava scender della strada per andar par di lui, ma il capo chino tenea come uom che reverente vada. E cominciò: «Qual fortuna o destino, anzi l'ultimo dì qua giù ti mena? E chi è questi che mostra il cammino?» Lassù di sopra, in la vita serena, rispuosi io lui: «Mi smarrì in una valle, avanti che l'età mia fosse piena. Pur ier mattina levolsi le spalle, questi m'apparve tornando io in quella, e reducemi a ca per questo calle. Ed egli a me: se tu segui tua stella, non puoi fallire al glorioso porto, sebben m'accorsi nella vita bella. E se io non fossi sì per tempo morto, veggendo il cielo a te così benigno, dato t'avrei all'opera conforto. Ma quello ingrato popolo maligno, che discese di Fiesole ab antico, e tiene ancor del monte e del macigno, ti si farà per tuo benfar nemico, ed ha ragion che tra i lazzi sorbi si disconvien fruttare il dolce fico.
vecchia fama, nel mondo li chiama orbi, gente avara, invidiosa e superba. Dai lor costumi fa che tu ti forbi. La tua fortuna tanto onor ti serba che l'una parte e l'altra avranno fame di te, ma lungi fia dal becco l'erba. Faccian le bestie fiesolane strame di lor medesme e non tocchin la pianta s'alcuna surge ancora in lor letame in cui riviva la sementa santa di quei roman che vi rimaser quando fu fatto il nido di malizia tanta. Se fosse tutto pieno il mio dimando, rispuosi lui, voi non sareste ancora dell'umana natura posto in bando, che la mente m'è fitta e or m'accora la cara e buona immagine paterna di voi, quando nel mondo ad ora mi insegnavate come l'uom s'etterne. E quant'io l'abbia in grado, mentr'io vivo, convien che nella mia lingua si scerne. Ciò che narrate di mio corso scrivo, e servolo a chiosar con altro testo a donna che saprà, sa lei arrivo. Tanto voglio che vi sia manifesto, pur che la mia coscienza non mi garra, che la fortuna come vuol, son presto. Non è nuova agli orecchi miei talarra, però giri fortuna la sua rota come le piace, e il villan la sua marra. Lo mio maestro allora in sulla gota a destra si volse indietro e riguardommi, poi disse: bene ascolta chi la nota, né pertanto di me parlando vommi con ser brunetto e domando chi sono i suoi compagni più noti e più sommi. Ed egli a me: saper d'alcuno è buono, degli altri fia laudabile tacerci, che il tempo saria corto a tanto suono. Insomma sappi che tutti furcherci e litterati grandi e di gran fama d'un peccato medesimo al mondo lerci. Prisciano sen va con quella turba grama e Francesco d'accorso anche, e vedervi tu avessi avuto di tal tigna brama colui potevi che dal servo de servi fu tramutato d'Arno in Bacchiglione, dove lasciò li mal protesi nervi. Di più direi, ma il venire e il sermone più lungo esser non può, però chi veggio là surger nuovo fummo del sabbione, gente vien con la quale esser non deggio. Sieti raccomandato il mio tesoro, nel quale io vivo ancora, e più non cheggio. Poi si rivolse e parve di coloro che corrono a Verona il drappo verde per la campagna, e parve di costoro quelli che vince, non colui che perde. Epistola dodicesima a un amico fiorentino. Nelle vostre lettere ricevute, con l'affettuoso rispetto dovuto, ho appreso, con mente grata e attenta considerazione, quanto il mio ritorno in patria vi stia a cura e a cuore. E perciò tanto più mi avete obbligato, quanto più di rado capita che gli esuli trovino amici. Ma la risposta al contenuto di quelle, anche se non sarà quale forse la pusillanimità di alcuni vorrebbe, io chiedo cordialmente che, prima di ogni giudizio, sia vagliata sotto l'esame della vostra saggezza. Ecco dunque ciò che dalle lettere vostre e di mio nipote, nonché di parecchi altri amici, mi è stato comunicato per l'ordinamento testé fatto a Firenze sulla soluzione degli sbanditi, che se volessi pagare una certa quantità di denaro e volessi sopportare la vergogna dell'offerta,
e potrei essere assolto e ritornare subito. Nella quale assoluzione, invero, due cose sono risibili e mal suggerite, o padre. Dico mal suggerite da coloro che tali cose hanno scritte, giacché la vostra lettera, formulata con diverso discernimento e saggezza, niente di ciò conteneva. È questa la grazia del richiamo con cui Dante Alighieri è richiamato in patria dopo aver patito quasi per 3 lustri l'esilio? Questo ha meritato una innocenza evidente a chiunque? Questo i sudori e le fatiche continuate nello studio? Lungi da un uomo familiare nella filosofia una bassezza d'animo a tal punto fuori di ragione da accettare egli quasi in ceppi di essere offerto a guisa di un ciolo e di altri disgraziati. Lungi da un uomo banditore della giustizia il pagare, dopo aver patito ingiustizie, il suo denaro agli iniqui come a benefattori. Non è questa la via del ritorno in patria, o padre mio. Ma se una via diversa da voi prima o poi da altri si troverà che non deroghi alla fama e all'onore di Dante, quella non a lenti passi accetterò, che se non si entra a Firenze per una qualche siffatta via, a Firenze non entrerò mai. E che dunque? Forse che non vedrò dovunque la luce del sole e degli astri? Forse che non potrò meditare le dolcissime verità dovunque sotto il cielo, se prima non mi restituisca alla città senza gloria e anzi ignominioso per il popolo fiorentino? Né certo il pane mancherà. Quale per li seren tranquilli e puri discorre ad ora subito foco, movendo gli occhi che stavan sicuri, e pare stella che tramuti loco, se non che dalla parte ond'el s'accende nulla sen perde ed esso dura poco, tale dal corno che in destro si stende a piedi quella croce corse un astro della costellazion che lì resplende. O sanguis meus, o superinfusa grazia dei, sicut tibi cui bisunquam celi ianuar reclusa? Così quel lume, ond'io m'attesi a lui, poscia rivolsi alla mia donna il viso, e quinci e quindi stupefatto fui, che dentro agli occhi suoi ardea un riso tal ch'io pensai com'iei toccar lo fondo della mia grazia e del mio paradiso. Indi a udire ed a veder giocondo giunse lo spirito al suo principio cose ch'io non lo intesi, si parlò profondo, né per elezion mi si nascose, ma per necessità che il suo concetto al segno dei mortal si soprapuose. E quando l'arco dell'ardente affetto fu sì sfogato che il parlar discese in ver lo segno del nostro intelletto, la prima cosa che per me si intese: benedetto sia tu, fu trino e uno che nel mio seme sei tanto cortese. E seguì, grato e lontano digiuno, tratto leggendo del magno volume d'u non si muta mai bianco né bruno, solvuto hai, figlio, dentro a questo lume in ch'io ti parlo, mercè di colei ch'all'alto volo ti vestì le piume. Tu credi che a me tuo pensier mei da quel che è primo, così come raia dall'un se si conosce il 5 e il 6, e però
ch'io mi sia, e per ch'io paia più gaudioso a te, non mi domandi che alcun altro in questa turba gaia. Tu credi il vero, che i minori e i grandi di questa vita miran nello specchio in che, prima che pensi, il pensier pandi. Ma perché il sacro amore in che io veglio con perpetua vista e che m'asseta di dolce disiar s'adempia meglio, la voce tua, sicura, balda e lieta, suoni la volontà, suoni il disio, a che la mia risposta è già decreta. Io cominciai così. Ben supplico io a te, vivo topazio, che questa gioia preziosa ingemmi, perché mi facci del tuo nome sazio. Oh, fronda mia, in che io compiacemmi pur aspettando, io fui la tua radice, cotal principio rispondendo femmi. Poscia mi disse, quel da cui si dice tua cognazione, e che cent'anni e più è girato al monte in la prima cornice, mio figlio fu, e tuo bisavol fue. Ben si convien che la lunga fatica tu li raccorci con l'opere tue. Fiorenza, dentro dalla cerchia antica, ond'ella toglie ancora e terza e nona, si stava in pace, sobria e pudica. Non avea catenella, non corona, non gonne contigiate, non cintura che fosse a veder più che la persona. Non faceva nascendo ancor paura la figlia al padre, che il tempo e la dote non fuggien quinci e quindi la misura. Non avea case di famiglia vote, non v'era giunto ancor Sardanapalo a mostrar ciò che in camera si puote. Bellincion Berti vid'io andar cinto di cuoio e d'osso, e venir dallo specchio la donna sua senza il viso dipinto, e vidi quel di Nerli e quel del vecchio esser contenti alla pelle scoperta, e le sue donne al fuso e al pennecchio. Oh, fortunate! Ciascuna era certa della sua sepoltura, e ancor nulla era per Francia nel letto diserta. L'una vegghiava a studio della culla e, consolando, usava l'idioma che prima i padri e le madri trastulla. L'altra, traendo alla rocca la chioma, favoleggiava con la sua famiglia de Troiani, di Fiesole e di Roma. A così riposato, a così bello viver di cittadini, a così fida cittadinanza, a così dolce ostello Maria mi die, chiamata in alte grida, e nell'antico vostro Batisteo insieme fui cristiano e cacciaguida. Moronto fu mio frate ed Eliseo, mia donna venne a me di Val di Pado, e quindi il soprannome tuo Sifeo. Poi seguitai l'imperador Currado, ed el mi cinse della sua milizia, tanto per bene ovrar li venni in grado. Dietro li andai incontro alla nequizia di quella legge il cui popolo usurpa per colpa de pastor vostra giustizia. Qui vi fui io da quella gente turpa disviluppato dal mondo fallace, lo cui amor molt'anime deturpa, e venni dal martiro a questa pace. Io cominciai, voi siete il padre mio, voi mi date a parlar tutta baldezza, voi mi levate sì chi son più ch'io. Ditemi dunque, cara mia primizia, quai fuor li vostri antichi, e quai fuor gli anni che si segnaro in vostra puerizia. Ditemi dell'ovil di San Giovanni quanto era allora, e chi eran le genti tra esso degne di più alti scanni. Così, con voce più dolce e soave, ma non con questa moderna favella, dissemi: da quel dì che fu detto ave
al parto in che mia madre, che è or santa, s'alleviò di me ond'era grave, al suo leon 550 e 30 fiate venne questo foco a rinfiammarsi sotto la sua pianta. Gli antichi miei e io nacqui nel loco dove si trova pria l'ultimo sesto da quel che corre il vostro annual gioco. Basti de miei maggiori udirne questo: chi ei si fosser e onde venner quivi, più è tacer che ragionare onesto. Ma la cittadinanza, che è ormista di campi, di certaldo e di feghine, pura vediesi nell'ultimo artista. Oh, quanto fora meglio esser vicine quelle genti ch'io dico, e al Galluzzo e a Trespiano aver vostro confine, che averle dentro e sostener lo puzzo del villan d'Aguglion, di quel d'Assigna, che già per barattare all'occhio aguzzo. Sempre la confusion delle persone principio fu del mal della cittade, e molte volte taglia più e meglio una che le cinque spade. Con queste genti e con altre con esse vi dio Fiorenza in sì fatto riposo che non avea cagione onde piangesse. Con queste genti vi dio glorioso e giusto il popol suo, tanto che il giglio non era ad asta mai posto a ritroso, né per division fatto vermiglio. Oh, cara piota mia, che sì ti insusi, mentre ch'io era a Virgilio congiunto, su per lo monte che l'anime cura, e discendendo nel mondo defunto, dettemi fuor di mia vita futura parole gravi. Avvegna ch'io mi senta, ben te tragono a colpi di ventura, perché la voglia mia saria contenta d'intender qual fortuna mi s'appressa, che saetta previsa vien più lenta. Così diss'io a quella luce stessa che pria m'avea parlato, e come volle Beatrice fu la mia voglia confessa. La contingenza che fuor del quaderno della vostra matera non si stende, tutta è dipinta nel cospetto eterno. Da indi, sì come viene ad orecchia dolce armonia da organo, mi viene a vista il tempo che ti s'apparecchia. Qual si partio Ippolito da Atene per la spietata e perfida Noverca, tal di Fiorenza partir ti convene. Questo si vuole, e questo già si cerca, e tosto verrà fatto a chi ciò pensa là dove Cristo tutto di si merca. La colpa seguirà la parte offensa in grido come suol, ma la vendetta fia testimonio al ver che la dispensa. Tu lascerai ogni cosa diletta più caramente, e questo è quello strale che l'arco dello esilio pria saetta. Tu proverai, sì come sa di sale lo pane altrui, e come è duro calle lo scendere e il salir per l'altrui scale. E quel che più ti graverà le spalle sarà la compagnia malvagia e scempia con la qual tu cadrai per questa valle, che tutta ingrata, tutta matta ed empia si farà contra te, ma poco appresso ella, non tu, n'avrà rossa la tempia. Poi giunse: figlio, queste son le chiose di quel che ti fu detto. Ecco le insidie che dietro a pochi giri son nascose. Non vo però che a tuoi vicini invidie, poscia che si infutura la tua vita via più là che il punir di lor perfidie. Io cominciai come colui che brama. Ben veggio, padre mio, sì come sprona lo tempo verso me per colpo d'armi tal che è più grave a chi più s'abbandona, perché di provvidenza è buon ch'io marmi, sì che se loco m'è tolto più caro, io non perdessi gli altri per miei carmi. Giù per lo mondo senza fine amaro, e per lo monte del cui bel cacume gli occhi della mia donna mi levaro, e poscia per lo ciel di lume in lume ho io appreso quel che s'io ridico a molti
fia sapor di forte agrume. E sì, io al vero son timido amico, temo di perder viver tra coloro che questo tempo chiameranno antico. Egli rispose: coscienza fusca, o della propria o dell'altrui vergogna, pur sentirà la tua parola brusca, ma non di men rimossa ogni menzogna, tutta tua vision fa manifesta, e lascia pur grattar dove la rogna, che se la voce tua sarà molesta nel primo gusto, vital nodrimento lascerà poi, quando sarà digesta. Questo tuo grido farà come vento, che le più alte cime più percuote, e ciò non fa d'onor poco argomento.